Job Lab. Come vivono i lavoratori con disabilità? Una storia, uno scorcio, un racconto dalle voci dei protagonisti. Il progetto Job Lab ha l'obiettivo di affrontare il tema del diritto al lavoro delle persone con disabilità, nella consapevolezza che quello lavorativo è un ambito in cui si configura una delle forme più evidenti di discriminazione basata sulla disabilità e di preclusioni alle pari opportunità per le persone coinvolte. La storia di oggi che ci andiamo a far raccontare è quella di Raffaele Puzio, una persona sorda bilaterale con impianto cocleare e protesi acustica. Raffaele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La prima cosa che le chiedo è di illustrarci la sua storia professionale. Certo, certo. Intanto sono sordo da circa dall'età di 2 anni. Il percorso professionale, io ho iniziato a lavorare quando ho iniziato a studiare all'università, ho fatto domanda a un call center, era una sfida, perché com'è possibile un sordo andasse a lavorare a un call center? E quindi provo a fare questa domanda verso una multinazionale, vengo assunto e il mio percorso nasce così, quasi per caso, quasi per sfida. Certo. Ci sono incontrato tanti ostacoli, perché comunque è un lavoro d'ufficio, col computer, non c'è stato, diciamo, quel lavoro in cuffia, come si dice in call center. Ci sono tante le mansioni che si possono fare. Gli ostacoli sono stati appunto quelli che spesso, non potendo telefonare, perché non è che non posso telefonare, ma incontro ancora difficoltà al telefono, che sto superando in questo periodo grazie all'impianto cocleare. Da lì, man mano, col tempo, sono arrivato fino adesso che lavoro in ufficio del personale. L'esperienza è stata in parte più, come dire, di semplice impiegato, mansioni semplici, adesso a mansioni complesse acquisite con l'esperienza lavorativa. Oggi qual è esattamente il suo lavoro, presso quale azienda e quali sono proprio nello specifico le sue mansioni attualmente? Come sto in un'azienda che si chiama Comdata, lavoro a Marzo Ninja adesso, nell'ufficio del personale la mansioni è quella di occuparmi appunto di quelle che si definiscono risorse umane, quindi il controllo delle buste paga, i permessi di tutti gli istituti come i congedi parentali, in questo periodo come potrai immaginare sono tutte situazioni che stiamo facendo fronte per poter sostenere le varie difficoltà dei lavoratori. Comunque è un ufficio del personale. E spesso mi misuro con riunioni in videoconferenza, incontri con altri lavoratori che portano le mascherine e lì cominciano le prime difficoltà, come potrai immaginare. Questa mansione è adeguata alle sue competenze? L'azienda ha voluto scegliere me per il fatto che sono molto, come dire, ho rapporti con tutti quanti, ho buone conoscenze sul sistema, su tutto quello che disciplina il rapporto tra il lavoratore e l'azienda. In parte un po' per la mia esperienza sindacale, perché io ho anche fatto per molti anni sindacato, e in parte per tutte le conoscenze che ho acquisito nel tempo proprio sul tema della disabilità. Una nuova visione a partire da quella che viene conosciuta da più parti, la Convenzione ONU. Mi sto trovando molto bene. Ripeto, ci sono quelle piccole barriere della comunicazione che sono quelle più difficili da superare, che però non intaccano al momento le mie competenze in questo lavoro. C'è qualcosa a proposito di queste barriere nello specifico riguardo cui lei ha fatto richiesta e non è stata soddisfatta per avere delle facilitazioni nello svolgere il suo lavoro? In verità il tema, come ti dicevo poc'anzi,
è legato proprio alle mascherine. Questo è un tema che vede in difficoltà tutti i settori, non solo la mia azienda, ma anche a livello nazionale. Spesso le mascherine sono il vero problema alla barriera della comunicazione. Noi abbiamo fatto, e quando dico noi, io riparlo anche a livello nazionale, assieme a tutte le altre persone sorde, una specifica richiesta di dotare di mascherine trasparenti che consentissero in qualche modo alle persone come me di poter interagire più facilmente. E come poterne mangiare, già sono difficili trovare le mascherine normali, figurati quelle trasparenti. Questo è stato uno dei grandi handicap, diciamo così, per dire, che su cui mi trovo in difficoltà. E il resto invece, paradossalmente, qui c'è il rovescio della medaglia, paradossalmente questo periodo di pandemia che ha puntato molto sulla necessità di fare le videoconferenze, che prima non si facevano così tanto, prima erano una cosa, sembrava quasi una cosa elitaria, adesso è all'ordine del giorno e quindi le aziende in questo momento con le videoconferenze sono andate proprio incontro, senza che noi avessimo fatto richiesta, sono andato incontro anche alle esigenze come quelle mie personali. Le volevo chiedere dell'adattamento nel corso degli anni che ha potuto osservare delle postazioni lavorative, che quindi che hanno riverberato sull'organizzazione del lavoro, e come ha impattato l'innovazione tecnologica nelle sue possibilità lavorative. Allora, quello che ho potuto notare, io parlo in senso generale, soprattutto nel mondo del call center, ma anche degli uffici cosiddetti open space, si sono create molte possibilità di postazioni accessibili alle persone, parlo a 360 gradi, quindi non solo sulla sordità, ma in senso generale, postazioni economiche che consentissero anche persone su carrozzina, persone con varie, diciamo, caratteristiche di poter lavorare con serenità. Il problema della discriminazione che si è verificata, dove la tecnologia non ha ancora aiutato, paradossalmente non avviene quando si sta nel luogo di lavoro, ma quando si fanno i colloqui di lavoro, quando si fanno le selezioni. Io la sento, questa è un'esperienza personale di persone che raccontano a me, sento ancora lo stigma di persone reclutatori che hanno ancora un pregiudizio, e qui torno al tema della solidità, perché su esperienza mia invece, per tante volte ho provato a fare dei colloqui, la domanda è sempre quella: ma tu non puoi telefonare e quindi noi non possiamo assumerti o non possiamo proporti quest'opera? Come se la condizione di telefonare fosse, in un mondo in cui la comunicazione avviene in tanti modi, proprio la condizione di telefonare diventa discriminante. È come se ti stessi dicendo: il messaggio che voglio farti arrivare è questo. La tecnologia ha fatto enormi passi avanti, soprattutto in tema di comunicazione, ma invece la mentalità è ancora ferma, cioè non hanno scoperto le potenzialità della comunicazione. Quindi siete chiaro? È chiarissimo, è chiarissimo. Bene, la tecnologia, da lavorare sulla mentalità, e per lavorare sulla mentalità c'è bisogno di conoscere i propri diritti, i propri doveri, di interessarsi agli esatto. stessi dal punto di vista proprio della sua personale esperienza da sindacalista, ma in generale lei è stato sia semplice lavoratore con disabilità, sia nel sindacato, sia anche dall'altra parte della barricata. Che prospettiva ha tratto da queste esperienze diverse? Guarda, io ti dico questo: anche quando ero sindacalista avevo una visione particolare, perché avevo, ho ancora una visione di questo tipo. Se me il lavoratore disabile non è un lavoratore che evita in tutti i modi di lavorare, il lavoratore con disabilità è quello che cerca in tutti i modi di lavorare. A volte, quando per esempio, io mi ricordo molto bene nella mia esperienza sindacale, io mi scontravo sempre con quegli ambienti, perché il tema ricorrente non era come rendere migliore l'inclusione lavorativa. Il tema ricorrente era i permessi 104, i congedi, l'esenzione dalle mansioni lavorative, che per carità
Quando siamo in tema di sicurezza sul lavoro, è importante che si affronti anche il tema dell'esenzione da determinate mansioni che possono essere pericolose. Ma se il tema dell'esenzione diventa lavorare di meno, no, io non mi piace questo. Infatti sono sempre stato così un po' controcorrente. Io, nella mia esperienza personale, io parto proprio da quello, anche confrontandomi con i miei colleghi, che a volte mi dicevano: ma tu non senti, quindi lavori di meno. No, non sento, ma io posso fare affidamento a tante altre capacità, come tutti quanti. Non tutti sanno fare tutto, non tutti possono fare tutto, ma è sulle capacità che bisogna fare leva. Probabilmente credo il fatto di aver raggiunto un certo livello di responsabilità in azienda è dovuto al fatto che non mi sono fermato ai primi ostacoli. Questo è quello che mi aspetto da tutti. Quindi ecco il tema, diritti e doveri. Ci sono i diritti, ma i diritti servono soprattutto a far sì che un lavoratore con disabilità possa assolvere i suoi doveri in maniera serena. Questo è il mio, come si dice, il mio motto, quello che mi guida nell'esperienza attuale. L'esperienza del pendolarismo per un lavoratore con disabilità come lei, quali pro, quali contro ha potuto osservare? Allora, io per 11 mesi ho fatto il pendolare tra Napoli e Pragola, viaggiando da solo ovviamente, per raggiungere la mia sede di lavoro ogni giorno. L'esperienza è stata in parte positiva e in parte anche una sfida, perché come potete immaginare, nelle stazioni, nei treni, le barriere della comunicazione sono tantissime. Però è stata, e quindi quella esperienza negativa è stata quella di trovarsi a volte, anzi spesso, isolato nel reperire le informazioni. Ma è stato molto positivo intrecciare relazioni con gli altri pendolari, e quindi c'è stato, come dire, un meno disagio, e forse anche questa è un'inclusione, diciamo, sociale, che nasce dalla necessità. Ci sono tante cose da migliorare, però io penso che il pendolarismo aiuta molto, è da lì che nasce la mia idea. Secondo me il pendolarismo aiuta molto l'inclusione sociale, non lo so, è un'idea, no? A livello di autonomia, e a proposito di inclusione, l'ultima che le chiedo, l'inclusione di giovani, di donne con disabilità nelle strategie aziendali, nella vita contemporanea, è un ambito riguardo al quale lei si batte da tempo. In che modo? Io penso, allora, intanto i giovani hanno tantissimo da insegnarci, conoscono benissimo le tecnologie, sono molto, ma molto più aperti in questo mondo, e quindi dare spazio ai giovani, soprattutto ai giovani con disabilità, significa costruire un nuovo modello di società straordinariamente pieno di opportunità. Le donne con disabilità pure, perché sono quelle più soggette a multiple discriminazioni. Se si rimuovessero tutte le barriere che si frappongono tra la società e le donne con disabilità, di fatto si rimuovono le barriere per tutte le persone. Questo è il mio pensiero. Benissimo, benissimo. Allora, noi la ringraziamo per questa sua importante, articolata testimonianza, e la ringraziamo soprattutto per l'impegno che profonde continuerà a metterci in questi temi così importanti. Grazie Raffaele Puzio. Grazie Gian Antonio, grazie. L'intervista è stata realizzata nell'ambito del progetto Job Lab. Laboratori, percorsi e comunità di pratica per l'occupabilità e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Progetto promosso dalla Federazione Italiana per il superamento dell'handicap e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Avviso numero 1/2017. Interviste condotte a cura di /Radio Web.